Allora, partiamo da qui. Questo è il piano della lezione di oggi, che durerà circa 45 minuti. E, come vedete, abbiamo diversi step che affrontiamo relativamente a questa tematica che riguarda la video lezione a distanza e il tema dello storytelling. Siamo partiti da queste considerazioni che si trovano all'interno del libro che ho recentemente pubblicato sull'e-learning e nella scheda, appunto, queste righe che ho proposto per l'introduzione del webinar, qui si parla di come poter utilizzare le tecniche dello storytelling all'interno di una video lezione live, cioè quelle lezioni che si presentano molto spesso in modo particolarmente strutturato, no? Diciamo nel senso un po' semplicistico del termine, non per colpa di colleghi naturalmente che si sono trovati per la prima volta di fronte a queste tecnologie, ma per abitudine, quindi sono lezioni che ripropongono anche l'andamento un po' tradizionale della classica lezione in aula, quindi si parla, si racconta, si spiegano i temi e sperando che gli studenti possano comprendere ciò di cui si sta parlando, oppure non solo sperando, ma mettendo in pratica anche qualche azione affinché lo studente possa realmente capire. Però diciamo ci si rivolge all'insieme della classe, un po' come sto facendo io adesso nei vostri confronti, cercando appunto di spiegare e di affrontare il tema. Ora, questa dinamica raramente ha a che fare con le strutture tipiche dello storytelling. Ora, voi vi chiederete, ma quale motivo c'è affinché una lezione a distanza abbia a che fare con lo storytelling? Beh, i motivi adesso li vedremo. Ci sono, naturalmente, li potete anche immaginare voi stessi. E sicuramente c'è da dire che cosa non è lo storytelling in questo caso e che cosa è legato a una lezione live. Allora, che cosa non è? Beh, non è una narrazione vera e propria. Non possiamo trasformare ovviamente le nostre lezioni in incredibili storie con tutte le loro sceneggiature che possono risultare come dei film, delle novelle, dei romanzi ai quali gli studenti si appassionano. Certo, non lo possiamo fare, ma, e questo è il lato positivo, possiamo imboccare questa strada, sicuramente. La possiamo imboccare, quindi possiamo inserire degli elementi di storytelling all'interno della nostra narrazione live, cioè sto parlando proprio di video lezione, ricordiamoci questo, quindi siamo come in questa situazione io di fronte a voi. Allora, ecco che lo spunto appunto parte da qui e vediamo subito quali sono le tematiche più interessanti, secondo il mio punto di vista, che voi potete naturalmente arricchire, potrete anche qui poi intervenire e con le vostre sollecitazioni. Allora, se osservate bene questa scheda, voi notate che dunque ho delle persone in sala di attesa. Un attimo, le facciamo entrare. Benissimo. Ecco, allora voi notate che siamo all'interno di una tipica lezione, quindi stiamo spiegando un contenuto. Io per ovvi motivi, dato che insegno italiano e storia, ho scelto un argomento di letteratura, ma ciò di cui parliamo oggi è adatto a qualsiasi tipo di disciplina. Ci sono tra voi degli insegnanti che insegnano, che conosco, che insegnano matematica, materie scientifiche, eccetera, potranno benissimo intervenire su questo piano. Quindi una tipica lezione. La tipica lezione parte da un argomento, ovviamente. L'argomento che noi abbiamo scelto è una novella di Verga che si intitola Libertà. E
Mentre noi decidiamo di affrontare questo argomento con gli studenti, quindi abbiamo di fronte, anziché magari uno sketch note, abbiamo proprio di fronte la novella, leggiamo insieme a loro, no? Come si svolge una tipica lezione tradizionale in questo campo? Potreste avere un libro di testo, spiegare delle formule, dei contenuti, no? Siete lì per questo. Ecco che noi introduciamo delle interferenze, le chiamiamo interferenze per stabilire proprio la differenza con quanto di tradizionale normalmente noi svolgiamo. Queste interferenze sono rappresentate da sondaggi e da quiz. Ne vediamo tre in particolare. Vedete, qui c'è scritto numero 1, numero 2 e numero 3. Che cosa significa? Significa che proponiamo prima questo e poi questo. Perché? Perché hanno tre tipologie e scopi diversi, 1, 2 e 3. Vediamo, il primo è un sondaggio che serve per favorire il meccanismo di identificazione. Oh, allora direte voi, caspita, ma qui praticamente usciamo dal meccanismo didattico perché stiamo parlando di psicologia, perché identificazione che cos'è? È quando un soggetto, trova un'attrazione particolare verso la cosa che sta osservando o sulla quale si sta esercitando, sta praticando, insomma, l'oggetto di fronte a lui, e questo suscita una certa partecipazione emotiva. Sì, certo, da un punto di vista tecnico stiamo uscendo dal campo didattico, ma io chiedo, la didattica è veramente così lontana dalla psicologia? Cioè, veramente noi possiamo considerare che senza considerazioni psicologiche e quindi molto legate alla narrazione, perché la narrazione fondamentalmente è una questione psicologica, quindi che senza considerare questioni psicologiche noi possiamo operare in un freddo ambiente considerando solo quali sono gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti per raggiungere questi obiettivi? Questa è la questione, dunque è su questo tema preciso che vi invito a riflettere. Allora, il primo è un sondaggio che serve per sviluppare i meccanismi di identificazione. Il secondo è invece un sondaggio, un quiz così, che stimola la capacità di indagine e di scoperta. Ora, che cosa vuol dire stimolare la capacità di indagine e di scoperta? Dal momento in cui siamo noi a dover svolgere una lezione, perché ripeto, io sto cercando di aiutare chi svolge delle lezioni tipicamente tradizionali a variare questa modalità inserendo alcuni elementi di storytelling senza, diciamo, rivoluzionare completamente il suo modo di fare. Allora, perché? Che cosa vuol dire questo? Beh, questo è ciò che avviene normalmente quando un soggetto è posto di fronte a una storia qualsiasi. Ripeto, una storia qualsiasi, anche il racconto del vostro amico che l'altro giorno per strada ha avuto modo di affrontare determinati eventi, eccetera, eccetera. Perché? Perché a un certo punto della narrazione, quindi dell'ascolto da parte del fruitore della narrazione, subentrano delle domande. E queste domande, che cosa sono? Sono il preludio a delle azioni di indagine, cioè di scoperta. Di indagine verso che cosa e di scoperta di che cosa? Beh, l'indagine nel proseguimento della storia. Infatti, qual è la prova che il vostro interlocutore, mentre voi raccontate, si pone delle domande? La prova sta nel fatto che voi non riuscite mai a raccontare qualche cosa a un vostro amico. Quindi attenzione, non sto parlando di film colossal, sto parlando di uno storytelling, diciamo, quotidiano, quindi la cosa più semplice che si possa fare in questo ambito. Dunque, voi non riuscite quasi mai a raccontare quello che dovete raccontare senza essere interrotti. Perché siete interrotti? Perché subentra la curiosità del soggetto che ascolta.
Ora, questa curiosità è sempre successiva al meccanismo di identificazione, è ovvio, perché se non trovo alcun interesse nella storia che voi raccontate, e l'interesse dipende dal fatto che lui stesso può essere dentro questa storia, cioè la storia che voi raccontate non è così fuori dal mondo e dalle possibilità del vostro interlocutore di prendervi parte, e quindi il meccanismo di identificazione avvenuto, e a questo punto subentrano chiaramente le domande inconsapevoli anche delle domande, diciamo, mentali che potrebbero anche non essere espresse oralmente. E dunque si avvia il meccanismo dell'indagine e della scoperta, cioè si vuole, come dire, mettere una certa fretta alla storia, si vuole arrivare alla conclusione, si vuole andare avanti, magari l'interlocutore è un po' lungo, si indugia un po' sui particolari, sui dettagli. Se lo fa scientificamente per tenere alta la suspense, è interessante questo, va benissimo, no? Se lo fa perché così è abituato ad addentrarsi in questi fiumi di dettagli, eccetera, allora lo invito a correggersi un pochettino. Non che la fretta vada sempre bene, o la rapidità del racconto, non sto dicendo questo. Sto dicendo che ci sono degli equilibri, ovviamente delle misure, ma non è questo naturalmente il tema di cui ci dobbiamo occupare. Quindi torniamo ai nostri tre step, no? Meccanismo di identificazione, poi indagine e scoperta. E poi a questo punto che cosa? Beh, a questo punto diciamo la storia si avvia alla conclusione, o l'abbiamo conclusa, o abbiamo immaginato come si possa concludere, o abbiamo raggiunto un risultato importante. Per esempio, siamo all'interno di una serie TV e siamo alla fine del quarto episodio, perché la serie TV è quanto di più simile può esserci come struttura narrativa. Rispetto appunto a una serie di lezioni che noi intraprendiamo. In ogni caso siamo arrivati a un punto di svolta. E dunque che cosa possiamo fare di fronte a questo punto di svolta? Beh, c'è lo studio. Ma guardate che non sto parlando da un punto di vista didattico, sto parlando dal punto di vista dello storytelling. Che cosa fate voi dopo aver visto appunto la famosa quarta puntata della serie TV, o magari è finita la stagione, e quindi siete in attesa di quella nuova? Che cosa fate? Beh, ne parlate con chi ha visto la stessa puntata, lo stesso episodio, la medesima stagione e cercate di capire quello che è successo, cercate di rintracciare le motivazioni delle azioni, cercate di ricodificare i comportamenti dei personaggi, cioè cercate di fare cosa? Di comprendere la struttura dell'oggetto che avete esaminato, cioè detto in altri termini, state studiando quello che avete visto. E quando studiate quello che avete visto? Beh, ovviamente dopo averlo visto in questo caso, no? Perché il racconto, per definizione, si studia sempre dopo. Ci sono cose che si possono studiare prima, naturalmente, ma una narrazione, un racconto si studia dopo che lo si è visto, lo si è letto o lo si è ascoltato chiaramente. E quindi anche in questo è molto simile a una lezione tradizionale, perché a meno che voi non applichiate dei sistemi Flipped o altri, naturalmente prima c'è la comprensione del meccanismo, quindi se è una lezione la comprensione dei contenuti, se è una narrazione la comprensione della storia, e poi a questo punto lo studio che comporta necessariamente degli elementi di analisi. Allora, vedete che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente preso tre tipologie, tre meccanismi, tre step strutturali interni a tutti i meccanismi di narrazione, tutti, di qualsiasi natura essi siano, e li abbiamo trasferiti all'interno di una lezione. Ovviamente, adesso vedremo in che cosa consistono questi sondaggi e queste prove, li vedremo insieme. Ma voi potreste chiedere, va bene, ma perché proprio quei tre? Cioè, sono interessanti, certo, ma ce ne sono altri. Esistono delle regole? Ci sono dei libri su quali studiare?
No, a mia conoscenza non ci sono dei libri che ti spiegano questo. Io ho scritto qualche cosa in merito appunto nel libro sull'e-learning, ma essendo un cultore lavorando nel campo dello storytelling, ovviamente mi pongo tutta una serie di domande. Essendo anche un insegnante, quindi viene facile stabilire questi confronti. Anzi, direi che il fatto che non ci siano delle regole prestabilite è un bene perché stimola anche voi ad affrontare la questione con la massima libertà. Allora, cerchiamo di capire quali sono i meccanismi dello storytelling che noi possiamo utilizzare all'interno di un insegnamento e facciamo una selezione. Per esempio, i meccanismi dello storytelling più conosciuti sono certamente questi, scritti alla rinfusa, la suspense, che sapete benissimo di cosa si tratta, l'identificazione, ne abbiamo appena parlato, il conflitto, del conflitto non ne abbiamo parlato, ma non c'è storytelling, non c'è storia, non c'è narrazione senza conflitto, non esiste una storia senza conflitto perché senza conflitto non c'è azione. Quindi il conflitto è una cosa importante, noi non l'abbiamo presa in considerazione qui, ma certo potrebbe essere uno spunto di lavoro. Se dovessi darvi dei compiti, vi direi, per esempio, perché non lavorate sul conflitto? Poi ci sono i sentimenti. Anche qui, i sentimenti rappresentano un aspetto indispensabile di qualsiasi storia. Il sentimento è ciò che distingue anche un'opera divulgativa da un'opera narrativa. L'opera narrativa, cioè divulgativa, può ovviamente far leva sui sentimenti, avere a che fare con i sentimenti, sicuramente metterli in gioco, ma diciamo non è necessario allo scopo di una divulgazione. Quindi, e mentre invece all'interno di una narrazione è fondamentale, se non si sviluppano dei sentimenti non c'è narrazione, se non c'è affettività ovviamente non c'è storia. E anche questo è un tema che noi possiamo sviluppare. Perché? Ma perché anche all'interno di una lezione ci sono dei sentimenti. Io adesso dovrei aprire una porta e dovremmo parlarne per giorni di questo tema, però ve la butto lì con uno slogan, diciamo. Lo slogan potrebbe essere questo: non c'è insegnamento senza affettività. Non puoi insegnare se non vuoi bene i tuoi studenti, è impossibile questo. Cioè, potrai fare un'opera di divulgazione, sicuramente potrai attuare dei meccanismi, ma non puoi insegnare, non sei un insegnante se non ami le persone con le quali tu hai a che fare. E viceversa, quindi se non succede nella relazione docente, discente, se non succede qualche cosa di magico che ha a che fare con l'affettività. L'indagine, ne abbiamo appena parlato, ovviamente è inutile discuterne, senza indagine non può esserci né insegnamento né apprendimento. La soluzione, la ricerca della soluzione, chiaramente è banale, lo vedete anche voi. L'azione è normale per quanto riguarda la didattica, perché siete chiamati, voi siete chiamati ad agire, lo studente è chiamato ad agire, ovviamente, ma non è così scontata nella narrazione. Perché? Beh, perché nella narrazione abbiamo lo statuto di spettatore. Ora, questo statuto a noi non va bene da un punto di vista didattico, cioè non vogliamo che i nostri studenti siano fissi e sclerotizzati in questo statuto. E dunque l'azione è fondamentale. Ma anche dal punto di vista dello storytelling, in realtà c'è un'azione da parte del cosiddetto spettatore, ascoltatore, tra virgolette. Perché? Perché tecnicamente parlando, la sua modalità di azione non è attiva, cioè nel senso che se è al cinema, non è che si alza dal cinema per dire: ah, che bello quello che è successo, adesso esco e lo metto in pratica, lo faccio anch'io. Non lo può fare. Perché non lo può fare? Beh, non perché disturba il pubblico in sala, ma perché non interromperebbe la storia. E quindi, cioè, proprio il meccanismo dello storytelling impedisce
che lo spettatore o l'ascoltatore possano intraprendere delle azioni legate alla storia nel momento in cui la storia si sviluppa, cosa che invece è possibile all'interno di una lezione. Quindi noi possiamo agganciare la lezione direttamente delle azioni. Per esempio, pensate anche a un semplice esercizio, una domanda e una risposta. Ora, l'attore che hai di fronte al grande schermo non si rivolge a te direttamente, anche se, per esempio, Fellini faceva cose di questo genere, anche Woody Allen, molto interessanti, no? Ma l'azione è qualcosa per il momento di mentale e poi potrà essere successiva. E poi c'è la bellezza. Allora, questo è un argomento che anche qui, diciamo, potrebbe spalancare delle porte, ma guardate che nello storytelling, nella narrazione, quindi orale, visiva, scritta, quello che conta, cioè conta anche un aspetto, molto importante che è spesso trascurato, che è proprio la bellezza. Nel grande insieme della bellezza noi inseriamo anche, per esempio, lo stile, inseriamo anche la composizione, l'equilibrio, il linguaggio, il codice linguistico, la semantica, cioè inseriamo tante cose all'interno di questa categoria che trasmette un senso di piacere al nostro spettatore, ascoltatore, al soggetto che fruisce della nostra storia. E questo piacere è un piacere di tipo estetico ed esclusivamente estetico. Quindi possiamo godere per il contenuto, naturalmente, perché ci interessa particolarmente ciò che viene raccontato, ma se a questo godimento è associato anche il piacere di estetico, capite che completiamo l'opera. Nel campo della narrazione è facile incontrare qualche elemento che si trova all'interno dell'insieme denominato bellezza. È facile perché? Perché se parliamo di narrazioni, ovviamente di un certo tipo, no, sono normalmente ben fatte, ci sono delle tecniche, delle modalità, si studia per fare questo, per ottenere dei risultati di questo genere. Se poi addirittura abbiamo a che fare con degli artisti, abbiamo a che fare con dei grandi nomi della letteratura, della poesia, del cinema, del teatro, della radiofonia, eccetera, beh, della scrittura, beh, allora abbiamo non solo un godimento estetico di un certo tipo, ma abbiamo proprio un livello di incontro con il sublime. E che naturalmente porta il nostro godimento a livelli molto più elevati. Ma allora qui però subentra un problema, perché se l'azione è qualcosa che non faceva parte dello statuto dello spettatore in un campo di storytelling, qui la bellezza ne fa parte a pieno titolo, ma e la brutta notizia è che normalmente non fa parte delle tipiche lezioni che noi applichiamo in classe, insomma, cioè ditemi quanti sono gli insegnanti che pensano a fare una cosa bella. Loro giustamente pensano a fare qualche cosa che riesca, che ottenga dei risultati, pensano di portare Mariolino a quel livello lì, no? Ma che poi questo debba anche essere bello, c'è una bellezza che naturalmente consiste nell'ottenere il risultato, e va bene, questo è bello. Quando una classe con i suoi studenti, i suoi insegnanti raggiunge un obiettivo, questo è bello. Però questo non è un godimento estetico, cioè proprio la bellezza estetica di quello che facciamo è una categoria assolutamente marginale, non perché lo sia oggettivamente, ma perché lo è soggettivamente, cioè viene considerata proprio marginale all'interno di questo grande sistema burocratico che è la scuola. E invece riflettiamoci ancora un istante su questo tema. Immaginate di
assistere a una storia brutta, o una storia priva di significato, a una storia, quindi non siamo nel campo dell'insegnamento, siamo nel campo dello storytelling. State leggendo, oppure, non lo so, guardando al cinema, qualche cosa che sicuramente come contenuto non è apprezzabile, ma è prodotto da un artista o da più artisti, è qualcosa di incredibile. Gli occhi godono a vedere questa cosa. Quindi, qual è il risultato che si ottiene? Beh, il risultato che si ottiene è che voi continuate a vedere una storia priva di interesse dal punto di vista del contenuto, ma godibilissima sul piano estetico. Allora voi mi dite, va bene, ma questa non è una storia, non è storytelling. No, no, questo è storytelling. Cioè, attenzione, che la narrazione, lo storytelling, non deve per forza fondarsi su meccanismi narrativi, cioè che sostengono il contenuto di ciò che viene raccontato. È sufficiente una percezione estetica che a questo punto può mettere totalmente in secondo piano il contenuto e la storia per far sì che questa storia sia apprezzata. Guardate, vi faccio un esempio. L'esempio che più penso che tutti conosciate è Kill Bill volume 1 di Tarantino. La storia di questo film è assolutamente inconsistente. È ciò che più di trito e ritrito ha fondato tutto il genere western, vale a dire il cattivo fa fuori dei tuoi parenti stretti e il superstite che rimane diventa il bounty killer che risolve a suono di revolverate, cioè si vendica appunto a suono di revolverate, gira per tutto il West alla caccia di questi, cioè la storia è questa. Ma è rappresentata esclusivamente questa storia su un piano estetico, solo su un piano estetico. Perché Tarantino cosa ha fatto? Ha preso tutta la timeline della storia, la scena 23 l'ha messa al posto della 3, la 1 al posto della 15 e così via, cioè ha destrutturato tutto il meccanismo. Poi ha caratterizzato ogni singola scena con uno stilema preciso che si richiama a un momento determinato della storia del cinema. Per esempio, c'è una scena che si riferisce chiaramente ai noir di Brian De Palma, un altro al piano sequenza di Hitchcock, un altro ai fumetti manga, un altro alla classica scena western, un altro horror, un altro al poliziesco, romantico e così via. Ogni scena ha una sua caratteristica. Ovviamente per realizzare una cosa di questo genere non bisogna essere dei bravi tecnici che hanno frequentato delle scuole, hanno preso dei master e sono stati diplomati. Bisogna avere una vena artistica, bisogna essere degli artisti per poter rimodulare le cose in questo modo e per poter confezionare un prodotto che sia esteticamente notevole. Hola, scusate. E Tarantino è una di queste persone, lui l'ha organizzato questo film proprio per questo scopo, tra l'altro. E che cosa abbiamo ottenuto? Beh, abbiamo ottenuto il fatto che tu vedi una storia che in realtà conosci benissimo, la vedi per i meccanismi di indagine scoperta che vengono messi in atto legati alla bellezza, cioè al godimento estetico. Quindi, ecco che abbiamo visto appunto quali sono alcuni elementi. Noi di questi elementi ne abbiamo presi tre e su questi tre abbiamo organizzato la nostra lezione. Infatti la domanda è, decidiamo in che modo possiamo introdurre questi elementi all'interno di una lezione. Poi dovremmo concludere parlando del Cineforum, perché ogni storia che si rispetti si conclude con un'analisi, una discussione, come vi ho anticipato all'inizio. E dunque, questo però lo vedremo appunto alla fine. Adesso, per non smentire quello di cui vi sto parlando, sapete che cosa facciamo prima di continuare con le altre pagine del nostro
dei nostri appunti che abbiamo preso per questa lezione, beh, sapete cosa facciamo? Facciamo proprio così, facciamo un... Vi sottopongo proprio un quiz, vi sottopongo, e poi cerchiamo di capire a cosa serve questo quiz che vi sottopongo nel bel mezzo della lezione. Quindi facciamo così, adesso io recupero il link, lo copio e lo inserisco nella chat e vi lascio qualcosa tipo 5 minuti, 4-5 minuti, ma non di più, deve essere una cosa veloce. Ah, le tele tagliate di Fontana, beh, avete scritto delle cose nella chat, beh, poi la chat la riprendiamo in mano. Adesso provate a compilare questo, a rispondere a questo sondaggio e io posso avere qui in tempo reale le vostre risposte. Dunque, innanzitutto ottengo un risultato. Il primo risultato che ottengo è che vi impedisco di fare quello che stavate facendo mentre ascoltavate. E quindi vi tratto come voi trattate i vostri studenti, no? Allora, attenzione, state attenti, a me gli occhi, accendete la telecamera, la webcam e tutto il resto. E c'è qualche collega che sicuramente penserà che questo è anche un ottimo trucco per richiamare l'attenzione. Sì, certo, e anche questo può essere anche utilizzato in questo modo. Allora, lezione a distanza e storytelling. Quindi abbiamo già una risposta, bravi. Bene, due risposte, fantastico. Tre, colà. Allora ritiro quello che ho detto, non stavate cucinando, no, prima pensavo, dato l'ora, magari c'è qualcuno che prepara i gnocchi, qualche palermitano, non faccio nomi, che prepara la pasta con le sarde, per dire, qualche romano che prepara la coda alla vaccinara, tipo, no? Va bene, abbiamo già una serie di risposte. Dunque, che cosa ho chiesto in questo quiz? Ho chiesto, in relazione al tema lezione a distanza e storytelling, illustrato nello sketch in alto qui in alto, quello appunto sul quale abbiamo parlato finora, puoi scrivere brevemente quale aspetto ti ha più stimolato e perché? E vediamo che cosa otteniamo. Otteniamo delle risposte. Queste risposte possono essere visualizzate graficamente. Ah, qui sto usando un'applicazione che si chiama Google Moduli, penso che la conosciate tutti, ma ovviamente potete utilizzare Kahoot, Book Widget, che a me piace moltissimo, che ci sono tante applicazioni che consentono di fare quello che adesso io faccio con voi. Abbiamo naturalmente le email, eccetera, abbiamo le vostre risposte, che però io organizzerei in questo modo. Farei così, le organizzerei attraverso le domande. La domanda qui è una sola, se no io posso selezionare le domande che vi ho proposto e posso quindi passare immediatamente a valutare le vostre risposte. Che cosa faccio? Attenzione, faccio né più né meno quello che intraprendo in classe con i miei studenti. Quindi questa è la domanda. Dice la sfida perché è molto coinvolgente. Non so chi abbia risposto in questo modo. Quindi si parla di coinvolgimento, si parla di sfida. Va bene, io posso anche attribuire un punteggio. Vedete, la risposta a questa domanda io di solito attribuisco fino a 3 punti. Quindi sono punti così tradotti. In termini di valutazione didattica vuol dire che sono punti sufficienti, no? Non ci sono risposte ovviamente negative, però a secondo della profondità della risposta posso stabilire il punteggio. Lo faccio perché così vi rendete conto che cosa vuol dire questo. Per esempio, io qui darei 2 punti perché ha indicato, quindi l'oggetto ha spiegato anche perché, un po' brevemente, perché sarebbe stato carino magari qualche cosa in più per noi, no? Per poterne discutere. Quindi assegno 2 punti e salvo l'assegnazione, appunto.
Poi dice l'importanza dell'aspetto bellezza che non viene mai preso in considerazione da scrivere sul quaderno declamare Leopardi. Interessante questo perché anche approfondisce un tema, cioè non viene mai preso in considerazione, fa un'ampia casistica. Pur nella brevità della risposta, io direi che per esempio possiamo assegnare 3 punti in questo caso, no? E via via possiamo andare avanti così. La bellezza però si è dimenticato anche di spiegare il resto. Quindi io direi a questo mio studente un punto va bene perché è chiaro quello che è chiara la tua scelta, ma mi aspetto una partecipazione ovviamente maggiore. La bellezza e il suo utilizzo nello storytelling e così via. La struttura richiama la non narratività. I meccanismi dello storytelling, la bellezza, al momento sono un po' confuso. Questo è molto interessante. Un po' confuso, allora io chiederei subito come mai c'è questa confusione? Perché qui noi ci possiamo agganciare per una serie di riflessioni che toccano anche tutte le altre risposte. Quindi, se vuole farsi avanti, chi ha espresso questa riflessione, quindi confusione, se non si vergogna, non è timido, può dire qualche cosa in merito o può scriverlo nella chat. Intanto vedo che si preferisce la carbonara alla coda alla vaccinara. Je suis d'accord. Mi dite? No? Rimane la confusione? Didattica e psicologia, lo storytelling, eccetera. Cioè, noi abbiamo una serie di interventi che voi avete inserito e che ci permettono di avviare una discussione, un chiarimento su. Posso intervenire, Pronto? Alberto? Sì, Posso come? intervenire? Dimmi, dimmi. Certo, intervieni, Sì. intervieni. Ok, sono Paolo da Vigevano, ciao a tutti. Sì, Io ciao Paolo. ciao. Non ho scritto la questione legata alla confusione, ma penso di interpretarla, almeno a mio parere, insomma, sul fatto che quello che tu dici per molti insegnanti è un po' il lavoro quotidiano, no? Dal tuo punto di vista molto approfondito e ti ringraziamo per questo. E ci troviamo invece davanti a dei colleghi che risultano ancora un po' a livello del 1820, insomma, non so se rendo l'idea. Quindi il Sì. confrontarci con queste persone, almeno dal mio punto di vista, diventa, soprattutto con la didattica digitale integrata o didattica a distanza, molto ma molto complicato, perché loro partono sempre dalla paura che l'alunno li freghi in qualche modo, non so se rendo l'idea. Molto, moltissimo. Certo. Molto chiaro. Molto chiaro, benissimo. E quindi questo è. Ecco, allora noi cosa faremo all'interno di una lezione, come in effetti stiamo facendo? Prendiamo proprio questa considerazione e ne parliamo. Ne parliamo e cosa possiamo dire ai nostri colleghi? Possiamo dire che proprio questa tecnica, cioè la tecnica di inserire, di proporre delle domande, molto, con delle risposte anche molto brevi, aiuta precisamente proprio a, se vogliamo parlare in termini molto semplici, a coinvolgere lo studente all'interno della lezione, a renderlo attivo, a renderlo partecipativo. Perché? Perché noi sollecitiamo il loro punto di vista e questo punto di vista viene scritto. Essendo scritto, noi possiamo anche valutare immediatamente chi ha preso parte, chi non ha preso parte alla scrittura e quindi possiamo sollecitare chi non ha preso parte a intervenire. Possiamo attribuire un punteggio e quindi inserire una sorta di elemento di gamification, di gioco interessante, perché noi diremo, attenzione, perché vi proporrò 2 o 3 di questi sondaggi e poi tutto questo confluisce all'interno di una valutazione, il che non vuol dire che diventa un voto immediatamente, ma diventa un elemento che entra poi nel giudizio del docente. Quindi, allora, domanda, come facciamo a coinvolgere i nostri colleghi su questo piano? Io direi proprio così, in questo modo, cioè come sto facendo io con voi. Possiamo proprio mostrare l'utilità di questo sistema all'interno di una simulazione. E poi ovviamente possiamo tornare
al nostro argomento, no? Trattandolo e decidendo se trattarlo, come abbiamo fatto noi, parlando subito del legame tra storytelling e didattico, oppure affrontando alla fine questo legame. Ora, facciamo adesso gli esempi concreti di questi tre sondaggi che avevo proposto. Vi ricordate, sono l'identificazione, quindi come prima di ogni altra operazione, poi abbiamo visto l'indagine, quindi come elemento di partecipazione attiva, un'indagine che si può ovviamente sviluppare attraverso libri, risorse di varia natura, e poi lo studio che abbiamo inserito come ultima tipologia, ma che certamente non è l'ultima, perché ovviamente è lo scopo poi del nostro lavoro. Allora, vediamo questi tre elementi ora all'interno di quella ipotesi che vi ho preparato. Eccolo qua. Allora, il primo sondaggio riguardava una domanda molto semplice, una domanda sì no. Quindi non la propongo perché non ci sono risposte, è una domanda sì no, che proponeva questo. Diceva: tu avresti agito come ha agito la popolazione, di quel paese? Quindi c'è stata un'insurrezione, una rivolta. C'è stata, hanno dato la caccia a questi nobili, qualcuno è stato anche ucciso. Ecco, tu in quella situazione avresti agito in quel modo, sì o no? E questo serve per suscitare questo meccanismo di identificazione, in modo tale che lo studente prenda parte direttamente alla storia. Una domanda di questo genere può essere posta ovviamente anche nei riguardi delle discipline scientifiche, perché ogni argomento propone, per esempio, può essere ricondotto a dei temi di tipo etico, per esempio, o a delle scelte di fronte al quale noi possiamo prendere come ipotesi alcuni comportamenti di studiosi, scienziati, ricercatori, oppure se abbiamo a che fare con dei procedimenti logici, beh, questi procedimenti potrebbero essere diversi. In ogni caso, il primo elemento è quello di chiedere proprio allo studente qualche cosa che lo metta dentro la storia, cioè faccia prendere a sua volta delle decisioni. Poi il secondo tema invece è di tipo, in questo caso, è di tipo psicologico, perché chiediamo di sostenere questo meccanismo di identificazione attraverso un procedimento di indagine e quindi che sviluppa appunto una partecipazione attiva. Quindi qual è la domanda in questo caso? La domanda in questo caso, ecco, è questa. Riproduciamo qui una parte del testo, ripeto, perché siamo all'interno di una storia ricavata dalla letteratura, chiaramente, quindi si rappresenta in questa forma, e poi proponiamo due domande qui. Che cosa rappresenta secondo voi questa descrizione? Potete spiegare di che tipo di donna è la lupa? E poi chiediamo: oggi esistono donne così? È una descrizione attuale? Perché avete esperienze di questo genere o simili raccontate da Verga? Allora, questo secondo quiz riguarda un altro tema, non è più il tema della narrazione precedente che riguarda la novella La Libertà, questa riguarda la novella La Lupa, per farvi vedere un altro modo più psicologico di affrontare la questione. E quindi questa prima domanda è una domanda la cui risposta può essere trovata attraverso delle fonti, quindi si possono dare agli studenti anche delle indicazioni affinché possano leggere qualche cosa o vedere delle mappe, degli spezzoni di filmati, eccetera, perché possono essere sostenuti nella spiegazione
delle caratteristiche appunto psicologiche di questo personaggio. Quindi c'è una ricerca, ma la ricerca però, questo è il dato importante, la ricerca non può essere fine a se stessa, deve essere legata in qualche modo anche alla partecipazione emotiva dello studente alla ricerca stessa. Non può essere semplicemente un troviamo dei dati, va bene, abbiamo trovato dei dati, ma tu questi dati, come li interpreti? Ma tu, quello che hai trovato, voglio dire, su questo hai una tua opinione? Riesci a esprimere un tuo contributo? Riesci a rielaborare quello che hai ricavato? Ecco perché in questo caso abbiamo legato insieme queste due domande. Quindi, oggi, secondo te, esistono dei profili psicologici di questo genere? Ne hai avuto esperienza? Quindi, prima ricerchi dei dati e poi, naturalmente, rifletti su questi dati. E qui abbiamo le risposte, vedete, nel modo in cui prima le ho presentate nel nostro piccolo quiz. E quindi, ci sono degli elementi molto importanti che ci consentono di avviare un confronto con loro, è quello che io chiamo poi il cineforum, cioè la discussione sulla storia, e di portare avanti la narrazione. E qui abbiamo un livello molto alto di partecipazione degli studenti. Perché? Perché sono chiamati in causa le loro risposte. Esattamente, precisamente le loro risposte. Cioè, abbiamo chiesto di essere dentro quello che noi stiamo facendo, che ripeto, in questo caso è una narrazione proprio a tutti gli effetti, ma potrebbero essere anche dei contenuti invece semplicemente caratterizzati da un taglio divulgativo e non narrativo. Questo quindi era il secondo esempio. E il terzo esempio, qui abbiamo una sorta di giudizio finale, quindi si chiede allo studente in modo molto importante e deciso se questa figura femminile può essere considerata addirittura una prostituta. Cioè, cosa si vuole fare? Si vuole mettere a confronto le capacità critiche e indipendenti di giudizio dello studente con quello che probabilmente una certa morale corrente può concludere. E quindi cerchiamo di sviluppare un pensiero divergente, cerchiamo di sviluppare un pensiero critico, cerchiamo di sostenere lo studente nell'apprezzamento di un contenuto, secondo anche delle sue precise scale di giudizio. Infatti, vediamo le risposte, vediamo soprattutto questo grafico. Questo grafico ci dice che, la lupa non può essere considerata una specie di prostituta per il 70%, quindi abbiamo 2/3, che è una buona cosa. È una buona cosa perché significa che abbiamo un grosso terreno di lavoro. Ma guardate che noi abbiamo un grosso terreno di lavoro anche perché noi abbiamo stimolato gli studenti a un approccio critico e quindi molto probabilmente sarebbe interessante svolgere questo esperimento, e cioè far avviare a loro una lettura autonoma di questo racconto senza nessun intervento da parte nostra, proporre questo sondaggio. Io sono certo che come si dice, la ripartizione statistica sarebbe differente. Perché? Beh, perché è facile, diciamo, adeguarsi a un pensiero comune, è meno faticoso. Lo storytelling richiede impegno, lo studio richiede meno impegno dello storytelling, perché lo studio richiede in fin dei conti di memorizzare delle cose e poi raccontarle. Ma la narrazione invece chiede proprio di comprenderle e richiede anche il fatto che tu devi avere i tuoi strumenti per poter comprendere, devi attivare delle risorse, delle energie per poter entrare proprio nella storia. E dunque, in conclusione, noi abbiamo mostrato come, senza pensare di ribaltare completamente il meccanismo della lezione, cioè abbiamo sempre un insegnante che svolge la sua lezione, ma che introduce un paio di quiz, perché si riduce a questo
tutto ciò di cui abbiamo parlato introduce un paio di quiz che in qualche modo riprendono degli elementi narrativi e li utilizza, come vi ho mostrato, li utilizza per suscitare dei meccanismi di identificazione, di partecipazione attiva, li utilizza come strumenti parziali di valutazione per sostenere una certa sfida, una certa suspense e partecipazione dello studente, e li utilizza come strumenti per attivare le sue capacità critiche e indipendenti di analisi nei confronti di contenuti che sono stati proposti. E questo schema l'abbiamo appreso da qui, da questa rappresentazione che vi ho mostrato all'inizio. Quindi questo, ecco, è quanto vi volevo dire oggi. Naturalmente ci sarebbero tante altre cose da affrontare e collegate, ma penso di aver fornito un quadro abbastanza preciso, sia dal punto di vista teorico che pratico, su questo tema. E dunque direi che possiamo procedere ascoltando le vostre opinioni, rispondendo alle vostre domande. Quindi, ecco, c'è qualcuno che vuole prendere la parola, che vuole aggiungere qualche cosa, vuole introdurre nuovi elementi, porre delle domande. Senza voler scavalcare nessuno, riprendo la parola, Alberto. Come no? Certo, assolutamente. Dunque, è una metodologia che, vabbè, uso magari non in modo così, come dire, efficace come l'hai spiegato tu, però volevo dire, io come tanti altri, bisogna essere un po', come dire, svincolati dal cosiddetto programma da finire o le lezioni da fare o i compiti da correggere. Perché io insegno una materia che mi permette questo, io insegno religione cattolica, quindi abbiamo un programma che è molto flessibile, abbiamo reso flessibile nella nostra scuola. E io posso capire la difficoltà di alcuni insegnanti che devono preparare i ragazzi all'esame di Stato e hanno questa incombenza del fare tutto Verga, fare tutto Pirandello, poi c'è anche Moravia, poi c'è eccetera, eccetera. Bisogna un po', secondo me, avere la volontà. Mi viene in mente, visto che hai parlato di film, Indiana Jones, quando deve attraversare quel baratro e si appoggia il piede nel vuoto e comincia a camminare, insomma. Sì, è una giusta osservazione che condivido. Ecco la risposta. Ovviamente la risposta secondo me, non è che io dispensi verità, ciò che racconto è il frutto della mia esperienza, delle mie riflessioni, dei miei studi in questo campo, quindi prendetelo per quello che è. Ma la risposta che io darei è questa. Nel momento in cui noi attiviamo questi meccanismi che poi vanno sotto il nome di didattica attiva, della storica didattica attiva di Frenettiana memoria, quindi nel momento in cui noi attiviamo questi elementi, lo studio procede rapidamente. Perché procede rapidamente? Perché lo studente è più interessato, quindi è più invogliato. Se è più invogliato, studia più in fretta, perde meno tempo, fa perdere meno tempo a noi. Le lezioni, se abbiamo 40 minuti, se abbiamo un'ora, diventano più efficaci. Non abbiamo bisogno di 90 minuti, ce ne bastano 40, quindi risparmiamo 20 minuti, 30 minuti se vuoi. Terzo punto, gli studenti diventano più onesti nei nostri confronti. Perché? Perché noi siamo onesti con loro. Nel momento in cui io chiedo delle opinioni, degli interventi scritti, tra l'altro, quindi che rimangono, e rispetto quello che voi dite, assegnando
fino a un massimo di 3 punti, ma comunque diciamo premiando il lavoro e considerando quello che voi fate all'interno della valutazione, lo studente non si sente tradito dall'insegnante, quindi sa che se lui si presenta diciamo nudo, tra virgolette, all'insegnante stesso, l'insegnante non si scandalizzerà, ma lo aiuterà a vestirsi e quindi subentra un meccanismo di fiducia. Questo meccanismo di fiducia è la base dell'insegnamento. Se noi abbiamo dei colleghi o ci sono degli insegnanti che non sono in grado di costruire questo meccanismo di fiducia, non c'è metodologia, non c'è tecnica, non c'è artificio, trucco che tenga. Loro falliranno nella loro opera di insegnamento, non c'è alcun dubbio. Quindi, certo, bisogna rimettere un po' in discussione il nostro rapporto con la classe, questo è evidente, perché senza questa partenza, questo principio di partenza non si può fare niente. E quindi io direi questo. Però la buona notizia qual è? La buona notizia è che i colleghi in realtà non sono così lontani dal non avere questa fiducia e non costruirla. È che hanno subito a loro volta un modello di scuola di un certo tipo, c'è una certa abitudine e una certa diffidenza a operare in questo modo, ma non che siano così distanti. Io veramente tra tutti, appunto, le occasioni di incontro, corsi, seminari che ho fatto, faccio, eccetera, devo dire che ho sempre incontrato dei colleghi disposti a discutere, anche molto critici, ma alla fine sempre disponibili a provare e a capire che le loro resistenze erano solo delle resistenze che possono essere tranquillamente superate. Ecco, non so se ho detto qualcosa che ti può essere utile. Sì, quello che dice Marina è molto importante, la presenza ingombrante delle famiglie durante la video lezione, certo, però io utilizzerei anche le famiglie, perché a me è capitato molto spesso di avere appunto anche dei genitori, dei fratelli. Recentemente c'era per esempio una sorella, pensate che cosa è successo, che una sorella universitaria di una mia allieva ha svolto una relazione per conto della mia allieva stessa, no? E naturalmente ho visto subito che c'era dietro, però mi sembrava anche un po' strano perché alla fine questa era anche una brava ragazza che le sue cose le ha sempre fatte, no? E siccome c'è questo rapporto di fiducia, l'ho chiesto, ho detto, ma senti, chi ha fatto questo compito, no? Come l'hai svolto? E lei mi ha spiegato tranquillamente come stavano le cose. Allora io ho detto, benissimo, sì, ma lezione, porta anche tua sorella, se è possibile, se è libera. E ne parliamo. E così è stato molto interessante perché c'era anche sua sorella presente. Io l'ho ringraziata per l'aiuto che ha dato a questa ragazza. L'ho ringraziata perché è un aiuto, è importante ricevere un aiuto. Solo che a volte bisogna aiutare queste persone che aiutano, no? Ad aiutare appunto nel modo giusto. Quindi aiutare facendo riflettere, cioè stimolando sempre quelle capacità autonome e critiche che sono importanti. Ed è stata una bella cosa, una gran bella cosa. Intanto ha fatto capire che non c'è niente di male a copiare una cosa, aiutarsi. Quello che conta è il cammino che si intraprende lungo questa strada. E quindi ecco, ti potrei dire coinvolgili, chiamali direttamente in causa. Perché no? Sentiamo la loro opinione. Immagina c'è un format che avevo preparato per il podcasting che era le trasmissioni talk. Quali sono le trasmissioni talk? Sono quelle che richiedono la telefonata da casa, no? Scusi, io penso che, ah, guardi che i dati statistici che voi avete presentato non sono corretti, perché bla 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 bla. Benissimo, parliamone. Trasformatevi in insegnanti in grado di gestire una piccola trasmissione e vedrete che otterrete dei grandi risultati. Perché?
Perché molto spesso le persone hanno bisogno di essere ascoltate, è tutto qui. E si fanno un sacco di idee su come insegnate la scuola, una cosa e l'altra, intervengono, che poi dopo, quando voi le interpellate, le ponete una domanda e mostrate la vostra disponibilità a discutere, no? Tutto questo pallone si sgonfia. Si sgonfia, anzi, ci sono tante situazioni che diventano anche interessanti e stimolanti. Anche qui non so se ho dato la risposta che Marina si aspettava, per esempio. C'è Fernando, che è un docente tecnico, che vabbè, deve rivedere la registrazione. Va bene, direi che come docente tecnico avete tante occasioni, anche tanti problemi, tante sollecitazioni da proporre agli studenti, semplicemente anche spostando il punto di vista, no? Da quello che state facendo cioè dal modo con cui state affrontando il tema, a un'altra modalità. Ecco, perché non fare in un altro modo, per quale motivo, come, proviamo delle soluzioni, eccetera. Ripeto, sempre all'interno di stiamo parlando di una lezione tradizionale svolta attraverso il sistema della videoconferenza della durata di circa un'oretta, grosso modo. Ecco. Bene, direi che sono le 12:43. Alberto, scusami, sono Michele. Ciao Io Michele, oi, purtroppo sono arrivato gli ultimi minuti perché la tua mail è andata in spam. Si vede che sei perseguitato da Google. ah, ecco, può darsi, No, guarda. quindi allora è una battuta, giusto? No, volevo soffermarmi, sottolineare il rapporto di fiducia che io sto sperimentando anche come docente in quiescenza, no? Cercando di aiutare due ragazzi, uno in matematica e un altro in informatica, che ancora di più vale nella didattica a distanza. E quindi mi trovo su questa illuminante per me, questa tua esperienza, che prima di tutto viene la fiducia, questo rapporto con i ragazzi. Tra l'altro ho scoperto, per esempio, perché faccio riferimento a questo fatto, ho scoperto che questo mio nipote che sto aiutando, come dicevi tu prima, per la matematica, lui ha scoperto un'app che gli fa tutte le espressioni e lui ha fatto un compito con quest'app. Fantastica. Allora è terribile perché lui dice: zio, ma io ho fatto un compito, ho preso 7. Come hai fatto? Il ragazzo è anche un ragazzo di scalcolo, eccetera. E lui mi ha messo: ma guarda questi che cosa hanno scoperto. Ho detto: però, come sarebbe interessante utilizzare quell'app all'interno del percorso che fa la collega, dove così a posteriori possono fare delle verifiche per vedere poi, perché sai che non c'è un unico processo Certo, di come no? Ma introduzione. esatto, assolutamente. Possono anche creare delle variazioni sull'esercizio stesso. Sì. Cioè, che cosa stai dicendo tu? Tu stai dicendo che quello che conta non è diciamo, la nozione, il contenuto specifico che si arriva a conoscere, ma il procedimento attraverso Sì. il quale si apprende, Sì. che è la cosa più importante. Poi dopo, che io conosca tutto Leopardi o tutto Manzoni Sì. Sì. o sappia risolvere tutte le equazioni di secondo grado, non è questa la questione. La questione è che quando io mi troverò di fronte a un autore di letteratura o un'espressione matematica, io le saprò risolvere, le saprò affrontare, in ogni caso le saprò affrontare. Questa è la questione. Sì. Assolutamente, ma certo, quindi sì, io sono La seconda d'accordissimo, cosa che certo. volevo dirti, e ti devo ringraziare perché da quando ho letto la premessa del tuo ebook, delle conclusioni di Freinet, ma tu sai che mi hanno aiutato a rivisitare gli errori delle pratiche didattiche che mi riguardavano prima come studente di informatica. E sai la cosa che io la sto scrivendo questa cosa, perché se la riesco a mettere a punto, per me rappresenta anche un processo di recupero di questo errore dal punto di vista didattico, perché ho scoperto che in realtà non mi hanno dato una metodologia di programmazione. Cioè, ti faccio un esempio. Io mi sono diplomato nel 74, quando la disciplina si chiamava programmatori elettronici, e ho Ah, sì, scoperto solo ovviamente. da docente
che Dijkstra, che è uno scienziato dell'informatica, aveva scritto un documento nel 73 dove denunciava la crisi del software del 68 e diceva e ha messo bene per iscritto un articolo che io ho ritrovato attraverso internet, dove sostanzialmente si ragguagliava rispetto alla crisi del software e sostanzialmente ha descritto in maniera perfetta la metodologia di programmazione. Ma tu sai che io non mi è stata insegnata né a scuola, né nei successivi anni universitari. L'ho pagata a duro prezzo perché quando ho fatto la prima consulenza di progettare un programma, non avendo una metodologia, ho avuto dei problemi nella consegna e ho dovuto anche dei problemi fisici. Cioè, questo è veramente cosa eccezionale. E tu pensa che io ho imparato a programmare, a sviluppare software, applicazioni, non conoscendo l'inglese, ho dovuto sviluppare delle strategie di apprendimento. Sì. Perché non conoscendo né i linguaggi di programmazione né la lingua inglese, è chiaro che la prima cosa che mi sono posto è trovare dei metodi per arrivare all'obiettivo. E quindi, ma certo, questa è la questione. E voglio dirti solo una cosa. Cioè, scusa, però adesso poi dobbiamo chiudere. Volevo rispondere. No, volevo solo chiudere una cosa. Scusa Alberto, se sì? Mi consenti, che dalla conclusione a cui volevo arrivare, e dando anche merito di quello che tu hai fatto in questo ebook, perché io sostanzialmente ho incontrato poi un ragazzo che sta aiutando in informatica, che in pratica dopo quasi 50 anni è vittima dello stesso errore dal punto di vista metodologico. Per cui io gli sto insegnando il pensiero computazionale in modo da poter fare qualcosa, anche se poi dopo la fine della mia carriera scolastica, perché io ormai sono in quiescenza e quindi guarda un po' quanti anni. Quindi ti devo dare atto che è un bellissimo lavoro. Vabbè, grazie. Grazie Michael. Grazie Michael Corleone, come dicevo. No, questo no, non a questo punto. Grazie. Bisogna Michael. Sempre camminare umilmente come dici tu. E qui c'è MotoG, sarà MotoGP, Valentino Rossi. Allora c'è Valentino Rossi che dice: insegnando scienze ho da sempre, prima dell'avvento della didattica in classe, qualcosa di simile, cercando di rendere più accattivanti gli argomenti. La difficoltà però è nello studio a casa. I ragazzi, pur coinvolti in classe, pur ritengono già concluso, per così dire, lo studio dell'argomento. Perché? Perché qui magari faremo un webinar su questo. Ecco, anzi, mi hai dato una gran bella idea, lo studio a casa nella didattica a distanza, ma non solo. Perché? Perché lo studio a casa deve essere applicazione. Cioè deve essere applicazione nel senso anglosassone del termine, cioè application, cioè deve essere, come si può dire, un prodotto, deve essere, no? Un'attività, non qualche cosa che resta nel campo teorico, cioè dello studio tradizionale, ma deve essere uno stimolo. E allora vedremo com'è possibile assegnare dei compiti, tra virgolette, che non sono dei compiti nel senso di esercizi, ma sono dei compiti che aiutano lo studente a studiare. E direi che con questa gran bella idea che mi è stata fornita per i prossimi contenuti ci possiamo salutare. Il prossimo webinar però sarà sulla creatività, i 10 punti per sviluppare la creatività a scuola, che è un altro tema che appunto viene trattato nel mio libro e che mi piace presentare perché lo reputo importante. Poi faremo anche quello dei compiti. Ricordatevi anche Tribute to New York, quindi questi due libri in omaggio che potete ricevere con l'indicazione che vi ho fornito, o se no poi riceverete delle mail e così via. Quindi direi che tributo tuo, e direi che ci possiamo salutare e buon weekend a tutti quanti, grazie per la vostra partecipazione e ciao, alla prossima, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 grazie, ciao, Alberto, ciao. Ciao, buon weekend pure. Ciao. Ciao, 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 grazie, ciao, 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 ciao.